Mercato di Via De Benedictis, ristoratori, operatori della città e del Consorzio Demetria, questa mattina in tour tra banconi e attività commerciali per rilanciare la tradizione e soprattutto la filiera corta. Lo scopo della nostra uscita questa mattina è molto semplice: in un periodo di cattivo cibo, in un periodo di cattiva spesa, vogliamo lanciare un messaggio ai nostri concittadini, fare la spesa al mercato. Con la stagionalità, che è molto importante. Siamo abituati per comodità purtroppo a frequentare i grossi centri commerciali, che comunque dico sono un bacino di utenza e un bacino di lavoro non indifferente. Questo voi come consorzio, ma anche come operatori commerciali, cercate di dare il buon esempio, quello che fate? È praticamente quello, sì. Stiamo dando l'immagine forte che il mercato serve, perché è un mercato tradizionale e non vogliamo che cambi. Il mercato di Ortigia è un valore prezioso per i ristoratori, gli chef, perché soltanto qua si possono trovare i prodotti con filiera corta di stagione, prodotti di stagione, verdure selvatiche, cose a pieno campo. Basta con l'invasione dell'ultracibo, basta con questa serra. Ad esempio al mercato di Ortigia si trovano anche il gambero mazzarese, il gambero di pescato. Vogliamo sfatare un po' il mito di questo gambero fresco, non fresco, surgelato. Noi siamo qua oggi, alcuni chef del Consorzio Demetria, per sensibilizzare i siracusani a venire a non abbandonare il mercato di Ortigia. Il mercato di Ortigia è un nostro grandissimo patrimonio e va difeso, e dobbiamo fare uno sforzo tutti nel cercare di difenderlo e cercare di portarlo ai vecchi splendori. E ci sono tanti problemi sicuramente, ma con uno sforzo comune, con un impegno comune come il nostro, che veniamo quotidianamente a fare la spesa al mercato di Ortigia, può aiutare questa perla siracusana a restare in vita.